Sì, allora, manca pochissimo alla partenza del Giro d'Italia qui a San Lorenzo, dalla pista ciclabile, e in rappresentanza del Comune di Imperia c'è il Presidente del Consiglio Comunale, Diego Parodi. Buonasera a tutti, sono molto emozionato perché tra pochissimo partirà il 98esimo Giro d'Italia, che per ben 4 tappe percorrerà le strade della nostra regione. È un evento molto importante anche per Imperia, perché la pista ciclabile comunque ha una ricaduta, anche se meno importante, anche per la nostra città. È veramente una manifestazione molto importante, vedo gente che viene da tutto il mondo, uno spot incredibile, complimenti agli organizzatori, hanno portato qua a Riviera veramente qualcosa di eccezionale, e devo dire che spero quanto prima che arrivi la pista ciclabile anche in Imperia e che si porti a termine anche il progetto che è stato già fatto vedere dell'incompiuta, che collegherà, grazie al progetto appunto di Area 24, Diano Marina e Imperia attraverso appunto questa strada costruita qualche anno fa. Addirittura avevo visto che l'avevano costruita i prigionieri austriaci durante la prima guerra mondiale, poi era stata asfaltata, però purtroppo sappiamo tutti come è andata, di qua il nome di incompiuta. Posso fare una battuta? Una delle tante di Imperia. Ecco, ma lei tra l'altro è qua anche in qualità di appassionato, diciamo, di ciclismo, lei segue il ciclismo? Assolutamente, sono un appassionato, e quindi per me oggi è una giornata particolarmente piacevole, perché vedo tutti i campioni che sono abituato solo a vedere in televisione. Lo dicevo, è qui anche con i suoi figli, tra l'altro, insomma, quindi una giornata da passare con la propria famiglia. Sì, ho portato appunto mio figlio perché spero che si ricordi questo giorno per tutta la vita, perché non so quando ripartirà il Giro d'Italia dalla provincia di Imperia, spero magari prima di quello che pensi, ma è veramente una cosa che solo stando qua si riesce a capire l'importanza di questa manifestazione. È una delle gare ciclistiche più importanti del mondo, forse solamente il Tour de France è meglio del Giro d'Italia, e vedo squadre veramente di tutto il mondo che grazie a questa manifestazione stanno conoscendo la nostra Riviera, quindi ancora una volta bene e complimenti a tutti gli organizzatori che hanno portato qua il Giro d'Italia. Grazie.